cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Benvenuti, bentornati a tutti quanti, qui è il vostro Mr. Frubis. Oggi è il 21 dicembre, è iniziato l'inverno. Raga, è iniziato il periodo di stivali col pelo, capottoni. Detto questo, vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Se il video vi sarà utile, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E se volete offrire un bel caffè, io sono sempre contento. Di cosa parliamo oggi? Oggi vi porto la Polymount, o come si chiama, comunque il mitraglione in meta, che è l'M60 vecchio, mettiamo così. Ve la porto in due configurazioni e ve la porto con sia l'anti-recoil per il pack MV23 e sia l'anti-recoil per pack BIM, ok? E vi porterò anche la Swarm, la mitraglietta, ok? Allora, vi dico subito che io mi sono fatto una configurazione mia e una configurazione che usano tutti quanti, quella lì classica che sta andando adesso di moda, ma cambiando un accessorio. Allora, facciamo una cosa, vi faccio vedere questa configurazione qua, che la potete usare sia con il pack MV23 sia con lo script BIM, ok? Questa è la configurazione che ho fatto io. Allora, ve la faccio vedere. Più o meno è molto simile all'altra, abbiamo il silenziatore V7 Spiritfire, la canna, abbiamo la canna pesante ST Piro, poi l'ottica, la Eagle Eye 2.5, ma ragazzi, qui vi dico, dopo vi farò vedere, io uso o questa ottica qua che sto provando questi giorni, ma non è che mi convince nonostante sia tanto nitida, o uso questo mirino qua, la OK4RQ9 Recon. Perché uso questo? Uso questo perché, se guardate delle statistiche, questo 4x non ha il riflesso del mirino di precisione, cosa che se voi mettete il VLK vedete che vi dice mirino riflesso di precisione molto piccolo, ma sta di fatto che il mirino di precisione, piccolo o grande che sia, quando andate a mirare altri vi vedono, mentre invece con questo 4x qua no. Adesso vi faccio vedere due prove al poligono con questa configurazione. Allora, la configurazione che uso sul pack MV23 è per rinculo verticale abbiamo 7 e per rinculo orizzontale abbiamo -1. Adesso vi faccio vedere una prova con questa ottica qua e poi vi farò vedere una prova con l'altra ottica. Raga, se volete vi accendo la cam per farvi vedere, aspettate un attimo, vi accendo la cam per farvi vedere che il pad lo tengo in mano, perché sennò magari qualche scettico dice il cilindro ci fotte. Allora, prova 1. Quando dovete provare l'anti-recoil, come sapete io su questo qua uso l'Old Quick Precision, ok? Ed è un antirinculo che funziona principalmente sul nemico. Molti mi dicono che non riescono a settare. Voi dovete andare in mira e mettervi più vicino possibile al bersaglio senza centrarlo, ok? Questo perché? Questo perché voi dovrete riuscire a catturare la bolla dell'aim assist che c'è attorno al nemico, e in questo modo il rinculo rimarrà attivo e voi riuscirete a settarlo. Adesso vi faccio vedere una prova, ok? Allora, se adesso mi metto qua e miro, sparare. 100 colpi sono tutti lì. Oltretutto tenete conto che l'M60, le mitragliatrici leggere, non è che eccellono per la precisione nei colpi sparati, eh. Cioè, sparano tanti colpi, caricatori enormi, ma la precisione comunque sia sempre una mitragliatrice leggera. Voi vi metterete qua. Se prendete il bersaglio, perché lei è massimo, potrebbe andare con il. Se siete nella bolla dell'aim assist, riuscireste a settarlo perfettamente. Vi faccio vedere ancora due colpi di rinculo sul nemico. Guardate, cambiamo qua. Anzi, facciamo che metta sti qua, aspettate.
Adesso vi metto qua più o meno in riga per prendere, diciamo che dovrei prendere tutti. Vedete che fianco alla testa del nemico, ma resta sempre di fianco. Ovviamente quando entra l'aim assist. Dovete, per regolarlo basta che fate così, o se no puntate direttamente sul mirino. Adesso vi faccio vedere sempre questa classe qua, ma con l'ottica che vi dicevo prima. Quindi i valori di anti-recoil, verticale e orizzontale, rimangono invariati sulla Zen. Andiamo a cambiare questa ottica qua, che a mio parere l'altra è più nitida. Vedete che questa ottica qua è un po' più scura e c'ha questo coso in mezzo. Ricorda un po' il mirino del cecchino che c'era sul primo Warzone. Anche qui adesso, se vedete, se noi ci andiamo a mettere vicino alla testa, senza sparare in testa, ma soltanto entrando nella bolla dell'aim assist attorno al nemico, vedete che rimane sempre lì. Noi stiamo parlando di anti-recoil, ok? Questo è per questa versione del pole aim mount, questa qua. Adesso vi farò vedere. Ok, io direi che regà, abbiamo raggiunto una perfezione che c'è da leccarsi tutte le dita. Adesso vi dico invece, sempre con questa build qua del pole aim mount, informazioni sui valori che uso usando il pack BIM, ok? Lo script. Io vi dico la mia impressione: a me il pack BIM non è che, nonostante lo stiano continuando a correggere, andare avanti, fare modifiche, migliorie, non mi convince. Non mi convince lo slide cancel, perché a parere mio è rimasto quello di MV2, perché sul pack MV23 vi fa lo slide bello come era sul primo Warzone. Col pack BIM invece lo slide che vi fa, vi va sempre a fare l'animazione, uno vi fa il saltellino alla fine, fa un piccolo saltello alla fine dello slide. 2 non è un bello slide, ma comunque diciamo che come script, come pack, ha un tiro in culo che è ottimo. Allora, io adesso vi faccio vedere usando il pack BIM. Adesso stiamo usando il pack BIM, raga, c'è quest'ottica, ma vale la stessa cosa se usate la Corio Eagle 2.5. Il pack BIM sull'asse X, quindi quello orizzontale, abbiamo meno 1. Sull'asse Y abbiamo meno 17. Adesso andiamo a vedere. Anche qui facciamo la stessa cosa di prima se vogliamo fare le prove. E poi proviamo con i nostri grilletti, vediamo quello che succede. Ricordatevi che l'oscillazione dell'arma a destra e a sinistra la regolate voi con gli accessori. La regolate voi con gli accessori. Non, la Zen vi aiuta, ma fino a un limite fisico, ok? Guardate di nuovo, proviamo qua, su in mezzo. Una volta, raga, che l'aim assist sta agganciato, agganciato, cioè ve lo tira dentro. A questo punto possiamo questa roba qua, e vi faccio vedere la Swarm, la WSP Swarm, la mitraglietta. Raga, vi faccio rivedere un attimo la configurazione, perché ho paura che prima mi sono dimenticato. È canna pesante ST Piro, silenziatore V7, impugnatura B052, che la trovate al fondo della lista di tutte le impugnature, l'ottica AOK4X,
o se no la Eagle Corio 2.5 e il calcio pesante Ivanov. Ok, adesso ragazzi proviamo la Swarm e poi vi faccio vedere l'altra configurazione. Adesso c'ho sul pack BIM che sta girando, ok? Quindi vi dico i valori che ho usato sul pack BIM. Dopo passeremo al pack MV23 e vi dico anche i valori da mettere per chi usa il pack MV23. Per la Swarm abbiamo 60 di anti-rinculo orizzontale. Ok, 60 che è tanto, questa mitraglietta è una belva. E 12 di anti-rinculo verticale. Adesso vi faccio vedere una prova. Anima. Sapete che non vi dico cazzate. Anche qui, se volete fare uguale, provate a prendere qua. Vedete che quando il bersaglio scende giù, quando vedete che inizia a scendere è perché avete ucciso. Che finché c'è il nemico, lui sta puntato lì. L'antirinculo non si muove. Ok, anche perché io sul pack BIM l'antirinculo ho abilitato on enemy, quindi sul nemico. Vedete che quando non c'è più il nemico scendete giù. Vedete perché non sono su un nemico, ma quando sono su un nemico. Quando sono su un nemico. Calcolate che l'ultimo bersaglio è a 70 spingimetri, è qua al poligono, perché vi sembra corto, ma è 13 metri il primo, 26 il secondo e mi sembra sui 70 l'ultimo. Qua adesso ci siamo con la Swarm. Adesso passiamo di nuovo, cambiamo un attimo sponda, passiamo al pack MV23. Quindi vi dirò sul pack MV23 che valori uso per la Swarm. Allora, visto che siamo qua, per la Swarm sul pack MV23 io utilizzo verticale 15 e orizzontale 4. Ok, adesso vi faccio vedere. Adesso siamo col pack MV23. Ragazzi, siamo col pack MV23. Ci mettiamo qua di fianco. Vedete? Perché ricordatevi che l'antirinculo scende, eh? Cioè, una volta che voi avete buttato a terra il nemico, se continuate a sparare, fa questo lavoro qua. Beh, infatti io quello che vi dico è, quando volete regolarlo vi mettete vicino, dovete sperare che l'aim assist non vada ad agganciare il coso, quindi mettete lì e sparate quanto più vicino per regolarvi il recovery, ok? In mira, si Questa è per quanto riguarda la Swarm. Allora, adesso passiamo sempre col pack MV23 all'altra configurazione di questa benedetta Poulet-Miot. Questa dovrebbe essere la build classica che usano tutti. Sostanzialmente usano il calcio, che io non uso, ma io uso sempre. C'avete sempre Kit Bull Pup Jack Annihilator, che ve la trasforma così. La canna lunga Jack Annihilator, il silenziatore VT Spiritfire. E anziché io usare il calcio cuscinetto antirinculo con mando di 15, io uso sempre l'impugnatura B052. Anche qui io adesso ce l'ho buildata con questo, ma voi potete anche scegliere se mettervi la Corio Eagle 2.5 per, ok?
Qui adesso dovete stare attenti perché usando questa build qua il valore di anti-rinculo col PacMV23, allora con lo script, raga, io questa build qua non sono riuscito a settarla. Non sono riuscito a 100 di anti-recovery se ne andava ancora. Non sono riuscito a settarla. Invece col PacMV23 sono riuscito a settarla e ovviamente i valori cambiano un pelino. Allora, aspettate un attimo. Adesso vi dico i valori di anti-recoil che uso per questa build qua, che è quella che stanno usando tutti. Vi ripeto, l'ottica potete mettere la 2,5, questa il valore non cambia. Andiamo al poligono e vediamo. Per usare la Pulimiot con questa versione qua, io ho dovuto mettere 29 di anti-recoil verticale e meno 2 su quello orizzontale. Faccio adesso di nuovo una prova. Poi terminiamo il video perché è già diventato un video di 20 minuti. Allora, iniziamo a sparare. Come vedete, ha una cadenza. Ok, ma rimane anche lei sempre lì. Rimane sempre lì. Utilizzando questi valori qua si riesce a qua, se volete, vi cambiate l'ottica, non dovete usare questa, vi mettete quella classica. E vi ricordo sempre la prova, vi mettete un po' di ragazzuoli, allora io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se voi adesso questo video qua ve lo skippate e vi saltate dei pezzi, vi viene fuori un minestrone, ok? Vi viene fuori un minestrone perché? Perché vi ho portato due build, cioè questa la potete solo settare con il PacMV23. Non con il beam, mentre invece l'altra la potete settare sia con il beam sia con il PacMV23 idem per la mitraglietta Swarm. Se il video vi è piaciuto, state sintonizzati e attivate le notifiche. Ragazzi, se non ci sentiamo più, buon Natale, un bacio a tutti.